Conosciamo da altrettanto tempo, siamo stati insieme a tutti i congressi di Uomini Nuovi, siamo sempre stati presenti, loro erano sempre presenti ai nostri congressi. Ci siamo visti, ci siamo lasciati persi di vista, ci siamo rivisti di nuovo e anche loro sono felici di poter dire che sono entrati in questa comunità e immediatamente hanno detto questa è la nostra comunità e abbiamo aspettato il tempo necessario, ma è giunto il momento veramente di accogliere con un grande applauso la nostra famiglia. Buongiorno a tutti, vi ringrazio molto dal profondo del cuore perché siete una bellissima famiglia. Questo dopo un periodo in cui io e Adele abbiamo fatto così un po' una camminata nel deserto, perché siamo stati in altre comunità, nel senso che insomma noi non è che siamo novizi della conoscenza del Signore, il Signore lo conosciamo da anni, però causa diversi problemi anche indipendenti dalla nostra volontà siamo stati costretti per un pochino di tempo a starcene per conto nostro. Ed è stato un periodo doloroso ma anche di insegnamento, perché il Signore ci ha insegnato ancora di più ad amare il nostro prossimo e ad amare la nostra famiglia, che siete voi in questo momento. Quindi è molto bello sapere che voi ci avete accolto con tanto affetto. Volevo dire qualcosa di me e Adele. Vedete, Adele è la mia perla particolare. Il suo nome dice già tutto, che Adele significa animo nobile. E lei proprio è una persona di una nobiltà incredibile, eccezionale. Per me è stato il momento in cui il Signore è entrato nella mia vita. Che io l'ho conosciuta che avevo 18 anni, ero uno studente del liceo, l'ho conosciuta al mare, lei veniva dalla Scozia, e l'ho anche definita, il mio pastore scozzese, perché mi va sempre, come un cane che mi dice, no, non fare questo, non fare quello. Però insomma, lei ha una autorevolezza incredibile, in questo senso io dico che ha una nobiltà d'animo incredibile, sempre disposta ad aiutare le persone, anche persone che non conosce, ha degli slanci meravigliosi. Ed io ho visto il Signore per la prima volta, perché io sono stato un cristiano nominale, nato cattolico, io andavo in chiesa così come un sacrificio, non perché in quegli anni io conoscessi il Signore come